Le melodie coinvolgenti e vigorose di Verdi, Rossini e Dvorak hanno celebrato il concerto in onore della 68esima festa della Repubblica il 2 giugno all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. L'evento, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione e dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ha riscosso un grande successo di pubblico, registrando il tutto esaurito. In apertura, il giovane e talentuoso maestro Michele Mariotti, per la seconda volta sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ha diretto l'esecuzione dell'inno nazionale quale tradizionale omaggio alla Repubblica. La serata, presentata dal musicologo e conduttore Michele Dall'Ongaro, è andata in onda in diretta audio anche su Radio 3 e in streaming sul sito di crpiemonte.tv. Prefetto, qual è il messaggio che vuole comunicare in occasione della Festa della Repubblica? Io penso che il messaggio che ha dato il Presidente della Repubblica Napolitano è quello più condivisibile. Un paese questo che soffre, che ha sofferto molto, ma che sta uscendo rapidamente con fatica, cioè da questa crisi. Il messaggio che voglio dare è quello di essere fiduciosi in un recupero del nostro paese, delle nostre situazioni, e sicuramente ce la faremo, perché l'Italia è un popolo operoso, gli italiani sono grandi lavoratori, sono usciti fuori da conflitti mondiali molto importanti, e riusciremo a vincere anche questa scommessa, questa battaglia. Il concerto della Festa della Repubblica, promosso dal Consiglio regionale con l'Orchestra Sinfonica della RAI. Qual è il significato di questa iniziativa? Ma è importante che queste occasioni non siano formali ma sostanziali, e in questo l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI è in prima linea. Il collegamento con la musica è fondamentale, perché la musica è sostanzialmente testimonianza del pensiero, e il pensiero soprattutto di questi grandi compositori è sempre andato a valori che ritroviamo in queste ricorrenze: la libertà, l'indipendenza di opinione, la fratellanza. L'Unità d'Italia nasce prima di tutto nell'Ottocento con la musica. Napoli, Milano, Roma, Torino, le grandi capitali della musica, parlavano una sola lingua, la lingua di Verdi e di Rossini, che hanno costruito l'Unità d'Italia, così come hanno costruito l'identità che ancora oggi rivendichiamo grazie a iniziative di questo genere. Quindi noi siamo fieri di fare parte di un progetto simile. Grazie.